Allora, al fatto del giorno, nella piana vicino a Firenze, nella piana di Castello, ci spiega tutta la questione Giulia Balti. La valutazione più puntuale anche della presenza dell'aeroporto e della sua rimodulazione nella zona della piana comporta oggettivamente che si riduca fino al punto praticamente di rendere non possibile la lotizzazione di Castello, il Il che è un bel presidente della Toscana, contributo Enrico Rossi, alla rimanda alla riduzione giunta dell'età dei regionale la ciclisti che risposta alla interessa. bocciatura dei Quindi non tecnici ci si della può valutazione limitare di impatto ambientale soltanto. della nuova pista dell'aeroporto di Peretola. Ma aggiunge, quello è solo il progetto della pista che va inserito nel quadro più complessivo della risistemazione di tutta l'area della Piana Fiorentina. Diversamente da quello che qualcuno si ostina a pensare, insiste Rossi, non si tratta solo della ricollocazione della pista o della sua lunghezza, ma di un intervento di carattere globale che vuole migliorare il carico urbanistico, la mobilità, preservare i parchi e risolvere i problemi di impatto ambientale. Insomma, la pista dell'aeroporto potrebbe mettere la pietra tombale sull'ipotesi di lottizzazione di Castello. Ci stiamo lavorando, dice Rossi, ma la questione è tutt'altro che chiusa. Il problema è stato sollevato dai 5 Stelle che, dopo il no dei tecnici alla pista di 2.400 metri, hanno chiesto un confronto urgente in Consiglio regionale.